Ciao a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo vlog. Questo è un video molto particolare perché sarà anche articolato in diverse giornate, partendo da oggi che è 9 di aprile, quindi inizio oggi, dove vi potrò finalmente svelare un po' di cose, anche perché voi starete vedendo questo video molto probabilmente al 99%, mentre io sono su un aereo, anzi dovrò cambiare più aerei, però nel corso appunto del video capirete, vi spiegherò tutto, anche perché prima tappa arrivare comunque domani da Alessia, quindi prima parte del viaggio arrivare lì, poi quando saremo insieme magari vi spieghiamo meglio un po' di cose, quindi oggi vi faccio vedere più che altro la preparazione e soprattutto vi svelo la meta misteriosa, non ha senso prolungare l'attesa, primo perché alcuni ci sono arrivati, forse ho dato troppi indizi, però sono riuscita a mantenermi un mese e lo sapete che per me è difficilissimo non dirvi le cose, sto scoppiando dentro come niente, però mi ero ripromessa che vi avrei fatto questa sorpresa e adesso vi spiego, anche perché vi avevo detto no, non sarei andata, problemi, cose varie, e alla fine invece vado, quindi non voglio prolungare l'attesa anche perché tanto scriverete qualcosa nei commenti, quindi non ha senso fare la suspense. Ebbene sì, torno in America per vedere i concerti dei BTS. Che clown, vi giuro, non ce la posso fare. Che vita la mia, che vita. Questa volta, ovviamente, non farò tutti e quattro i concerti perché era veramente una cosa troppo grande e sinceramente, per quanto volessi farla, non ero nel mood, no. Anche perché questa volta il gap di giorni tra le prime due date e le seconde due date è veramente tanto, cioè si passano 6 giorni, quindi io sarei dovuta stare 6 giorni lì, oltre alla cosa dei concerti, quindi non era molto fattibile. Mi sono super accontentata di andare alle ultime due, quindi giornata 15 e 16. Ma adesso vi racconto tutto. Comunque, già che ve l'ho detto in un video, anche se ho già girato il video di come ho preso i biglietti, di tutta la spiegazione, quindi quello uscirà dopo di questo. Quindi già mi ero un po' liberata dicendovelo lì, anche se voi lo ascolterete appunto dopo. Però non vedo l'ora, vi voglio fare questa sorpresa. Spero insomma gradita, anche perché vi porterò con me come ho fatto l'ultima volta, stavolta, anzi seguitemi anche su TikTok che lì magari vi metto più cose, faccio dirette, se vi interessa l'argomento volete vedere un po' la città di Las Vegas appunto, perché tutto avrei immaginato tranne andare a Las Vegas, cioè è quella città che tu dici ok, almeno una volta nella vita ci devo andare, ma non mi sarei aspettata di andarci adesso onestamente, quindi come si suol dire ciò che accade a Las Vegas rimane a Las Vegas. E quindi staremo a vedere cosa succederà. Prima di finire la valigia vi faccio vedere alcune cose di skincare che mi vado a portare. Primo prodottino, detergente Rose Quartz di Freshly. Ovviamente nell'info box trovate il mio codice del 25% che potete utilizzare sempre sul sito, quindi se volete provare qualcosa è il momento giusto. Ovviamente inizio con il detergente, almeno preparo la mia pelle per l'estate, per l'abbronzatura. Prima si inizia meglio è, quindi questo appunto è il detergente. E poi con l'acqua lo vado ad emulsionare. Questo è fantastico perché oltre a eliminare ovviamente le impurità va a restringere i pori e ovviamente detergere. Uno degli ingredienti principali è l'acido ialuronico vegetale, che sappiamo che fa sempre più che bene. Sciacquo il viso così vi faccio vedere il prossimo. Questo è in assoluto uno dei miei trattamenti preferiti, infatti è la seconda boccetta questa qui. Infatti come vedete questi giorni mi sono riempita di imperfezioni e questo trattamento barra crema va proprio a contrastarle. Vi lascia una pelle super uniforme e levigata, ovviamente utilizzata nel tempo vedete proprio i risultati. Questo proprio perché contiene l'acido azelaico che va a combattere quelli che sono i batteri che creano gli acne, i brufolini e quindi ci aiuta anche a ridurre il rossore. Ed è veramente uno di quei prodotti da tenere sempre con sé. E ovviamente mi porto lui immancabile, questo qua è il Golden Radiance Body Oil, che è un olio super idratante, elasticizzante per la pelle, soprattutto che si assorbe in maniera super rapida, quindi non vi dà assolutamente fastidio. Contiene l'olio di marula, rosa moscheta e nocciola, e questo è ottimo per le smagliature. Infatti, contenendo ben 12 oli, è molto ricco. Vedete come lascia la pelle idratata, ma non unta. Quindi vi ripeto, trovate tutte le info dei prodotti nell'info box. Non so veramente cosa
aspettarmi perché l'altra volta i concerti erano a Los Angeles, c'ero già stata, sapevo bene o male la città come era suddivisa, i posti da vedere, le cose. Stavolta è tutto completamente nuovo, in mezzo al deserto, fa un caldo boia, ci sono già alcune mie amiche che sono lì, che mi hanno detto fa caldissimo, quindi non sono pronta perché lo sapete che io il caldo non è che andiamo molto d'accordo. Però ecco, sono abbastanza contenta che poche persone abbiano indovinato. Soprattutto ogni tanto qualcuno mi scriveva nei direct, tanto lo sappiamo che vai, è inutile che continui a dire cose. E io ero tipo, va bene, o non rispondo o Ilaria, cioè, fai in modo di non parlare di questa storia, di non fare cose, eh. Quindi sì, questo è, sono veramente super emozionata. Tra 3 giorni partiamo, appunto, prima vado da Alessia, poi insieme partiamo, ma diciamo che dobbiamo fare un bel po' di cambi. Per arrivare a Las Vegas abbiamo fatto la qualunque per risparmiare perché è importante. Tant'è che diciamo la cosa principale che ci aveva bloccato inizialmente nel dire no, guarda, stavolta proprio non se ne parla. Infatti poi ho registrato anche il video dove l'avevo detto perché quella era la nostra idea inizialmente. Avevamo detto no, ma ti pare 1000 euro solo di volo? Non si può fare più. L'alloggio per stare lì, più i biglietti dei concerti, più il mangiare, che fai? Non ti compri qualcosa mentre stai lì? Abbiamo detto no, perché poi se questi ci droppano un tour mondiale con qualche altra data da qualche altra parte, ce la prendiamo in quel posto dove non batte il sun. Quindi, poi appunto io ho preso quei biglietti che in teoria erano per la mia amica, poi lei ne ha trovati altri migliori, io mi sono ritrovata con questi biglietti in mano, quindi io ho detto Alessia, che facciamo? Cioè, abbiamo questi biglietti, sono dei posti pazzeschi, poi vedrete, non so. Sono floor tickets, non sono gold, sono tutte il primo anello, ma poi vi faccio vedere. Chi mi seguirà su Instagram vedrà appunto tutto quanto. Che facciamo? Che non facciamo? Quindi lei mi ha detto, quando vieni qui, vediamo, cerchiamo di capire se c'è qualche scalo che ci fa risparmiare qualcosa. E abbiamo trovato questo modo, le è venuta a lei questa idea, non so neanche da dove, di cercare i voli che partissero da Dublino. E da Dublino vi dico che costavano la metà della metà quasi, cioè follia. Quindi noi abbiamo preso adesso io ovviamente mi farò il volo da sola da qui a Roma a Edimburgo. Edimburgo poi prendo il solito pullman, vado appunto da lei a Glasgow, poi da Glasgow dobbiamo ritornare a Edimburgo, prendere un aereo per Dublino e da Dublino prendere quello per Las Vegas, che poi ovviamente farà scalo anche quello, quindi facciamo San Francisco, Las Vegas. Quindi io nel giro di 2 settimane dovrò prendere tipo 8-9 voli, una decina di voli, una cosa del genere. Tutto però ne vale la pena come sempre. E quindi stamattina sono andata un attimo da Primark, quindi faccio vedere 2 o 3 cosine che ho preso perché primo devo stare fuori 2 settimane, quindi mi sono accorta che non ho tutte queste paia di mutande effettivamente e quindi sono andata a prendere mutande. Interessantissimo. E poi ho preso qualche altra cavolatina mentre ero lì ovviamente, quindi vi faccio un po' vedere. Ovviamente dopo devo fare la valigia, devo ancora scegliere gli outfit, le cose da portare, lavarmi i capelli, fare le sopracciglia, baffetti, ceretta, tutte quelle cose lì molto interessanti. E in più siamo felicissime, io e Alessia, perché volevamo già partire per i nostri compleanni. Lei fa il compleanno l'11, io lo faccio il 22. E questo viaggio è capitato perfettamente nel mezzo, perché noi staremo a Las Vegas dal 13 fino al 19. Quindi è proprio il giusto via di mezzo, infatti lo festeggeremo insieme là, pure se il mio viene festeggiato prima, chi se ne. Sono felice più che altro anche di ritornare in questo Bangtan World, che è pazzesco. Ogni volta che si fa un'esperienza del genere ti senti proprio in una bolla. E stavolta ci sono mille attività da fare, mille cose che abbiamo dovuto prenotare, infatti un casino anche per questo. Ma vi ripeto, tanto vedrete tutto, non c'è senso, adesso vi dico. Quindi vi faccio vedere un po' delle cose che ho preso che sono inerenti al viaggio. Ho preso questo contenitore, stavolta voglio fare tutte mini size completamente. Questo qua ci volevo mettere i detergenti 2 euro che hanno, vedete la pompetta così. Poi vabbè, appunto le mutande. Ho ripreso questi contenitori qua, i pottini. Venivano soltanto 1,5 euro, quindi ho detto ok, li prendo nuovi. Poi ho preso le spugne, queste qua da doccia, perché
Non si sa mai. Poi un cappello viola. Tra l'altro, molte persone hanno cominciato a capire qualcosina dallo scorso vlog, quello dove vi ho fatto vedere che stavo provando le cose nei negozi. Perché non lo so, forse vedevate il viola, vedevate il toppino che è molto simile agli outfit quelli di On. Non lo so. Fatto sta che ho preso questo bucket hat viola, che è stupendo perché c'è un materiale molto particolare. Io ne ho un altro lilla, ma non è di questo viola bello. Poi ho preso questo, che è lo spray, quello per rinfrescare l'alito. Tutti sti viaggi, tutte queste cose, mascherine, eccetera. Insomma, sempre meglio, non si sa mai. Poi ho ricomprato questo qui, che è la targhetta quella per il bagaglio, perché io ce l'ho, ma è scritta tutta strana, ormai non si capisce più. E voi direte: sì, cambia questo. No, volevo una cosa un po' più plain, un po' più basica, quindi ho visto questo nero, l'ho preso. E poi ho preso un altro paio di occhiali. Questi qua mi piacevano un sacco perché hanno la lente così graduata, vedete, che va a sfumare. E quindi niente, questo è più o meno il bottino. Tra l'altro, questa volta mi sono organizzata con un sacco di persone italiane che ho conosciuto un po' tramite Instagram, un po' che già conoscevo. Quindi veramente, cioè, voi non avete idea delle cose, dei video che vi porterò. Allora, sono in modalità try on, quindi sto provando un po' di cose. Ho questa maglia che c'è scritto Live by the Sun, Love by the Moon, che secondo me è molto carina. Poi c'ha tutte queste maniche sbrulluccicose. Mai messa, mai trovato l'occasione. Qui c'è la mia collanina Tamarra. Poi avevo pensato, mi metto le calze a rete, ma non so quali scarpe metterci, perché in teoria dobbiamo fare un bel pezzo a piedi. E queste sono comode, per carità. Quando c'è il momento outfit è sempre un po' particolare. Non è che ti puoi portare tutto l'armadio, giustamente. Anche questo outfit non mi sembra malissimo. L'altra volta mi sono ripromessa che da quel momento in poi sarei andata sempre in maniera comoda e sobria. Quindi, sì, con questo outfit voglio prendermi in parola. Sotto ho messo il toppino, quello che ho comprato l'altro giorno, che ha tutto il cutout, quello fatto così. Almeno sotto si intravede. Però io sto più sicura che non sto, insomma, a bretelle. Che sapete, è una cosa che non lo so, non mi fa sentire a mio agio. Quindi poi non mi godrei il tutto, cioè non ha senso. Sotto ho messo il jeans nero con le Dr. Martens, anche perché devo portarmi solo due paia di scarpe. Sto iniziando un po' a fare mente locale e iniziando a riempire la valigia, sperando che rimanga lo spazio che ho in mente. Queste sono le scarpe che ho deciso di portare, quindi ovviamente queste che sono più pesanti le metterò domani per partire. Poi un po' di accessori, collanine, orecchini, mi mancano gli anelli. Ovviamente mascherine extra. Queste qua l'Invisalign che devo cambiare. Ovviamente sto ricaricando tutti i powerbank. Questo qui è quello che ho usato l'altra volta, che dà anche la percentuale, vedete qua sul display. Quindi lo porterò sicuramente ai concerti in giro, eccetera. Poi ovviamente mi dovrò portare il computer. Qui c'è il cappello che ho comprato oggi. Le calze, sia quelle da mettere sotto sia quelle a rete. Poi devo decidere gli occhiali. Per ora ho preso questo. Vabbè, questo è il pesavaligia. Questo è il bracciale con le farfalle, che stavolta me lo volevo mettere. Questo è il portafoglio, con all'interno ci ho messo tutte le carte. Ci sono ancora gli spicci dell'altra volta. Qui ci sono i documenti. Qui dentro ci sono un po' di medicine. Poi questa è la borsetta invece del concerto, con la trasparente. Il problema è che dovrò togliere i pin, che sono le spille, perché non sono messe, a quanto ho capito, nello stadio. Qui ci avevo messo una photocard di Jungkook, anche se in realtà dal mio display qua devo togliere anche questa, questa e questa. Qui ci sono i miei vestiti, come vedete è tutto molto colorato, cioè veramente ci fosse mezza cosa colorata. Forse questa è l'unica cosa grigia. Poi qui dentro cosa ho messo? Già l'accappatoio, la spugnetta, questa qui per la doccia. E qui dentro ci sono alcune cose per il bagno, idem. Qui ci sono le cose elettroniche, gli adattatori e per il computer. Qui dentro ci sono gli assorbenti. Ho preso due cover oltre quella che ho su. E poi questo è lo zaino con cui parto. Qui dentro c'è la mia pochette, diciamo, con tipo le salviettine, l'igienizzante, tutte quelle cose lì. Ovviamente devo impacchettare anche tutti i miei amichetti qua. In teoria ho anche questo. Questa è la borsa per andare in giro, diciamo, tutti i giorni. Anche se io di solito uso gli zainetti, ma vedrò di portare questa. Questo qui invece è il borsone che mi posso portare extra, però lo volevo lasciare vuoto in modo che lo lascio poi a casa di Alessia e per il ritorno magari lo riempio con, non lo so, le cose che avrò comprato, che cacchio ne so, non lo so. Poi devo mettere anche i regali di Alessia, che
perché sono tutti impacchettati lì. Ovviamente non vi ho fatto vedere la cosa più carina, che è il cuscino per l'aereo, niente proprio di meno che Mang. Ad Alessia ho fatto arrivare a casa, sempre come regalo del suo compleanno, quello di Cimmy. E quindi abbiamo detto no, ci dobbiamo troppo partire, è bellissima, è così tanto trash che è troppo bella. Allora, sono abbastanza soddisfatta della mia valigia, soprattutto del mio reparto biscotti, che diciamo mi prende effettivamente, a parte spazio, ma pure i chili, però questi andranno poi droppati via, quindi ciao. Però questi sono tutti vestiti, qua ci ho messo mutande, calzini, bla 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 bla, e qui tutte le varie robine. Quindi in teoria ci dovrei essere, quindi ci vediamo direttamente domani mattina per il viaggio. Buongiorno, non so se mi sentirete, comunque sono sull'aereo, ovviamente ho tutta la fila libera, quindi sono felicissima e stiamo aspettando di partire. Siamo in ritardo di 3 minuti in realtà, però confido che arriveremo comunque prima. Con Ryanair non so come, ma arrivano sempre prima. Quindi mi sono messa qui vicino al finestrino, ho i miei film scaricati da vedere e si parte. Sono sul bus per andare a Glasgow. Fa caldissimo, cioè rispetto all'ultima volta che sono stata, che mi stavo gelando, cioè fa caldo. Guarda, ho fatto così, c'è anche uno sfondo neutro. Okay. Allora, sono arrivata qui da Alessia, che si sta, che ti stai mettendo il profumo? Sì, è vero, io pure a sto giro ho potuto portare anche il profumo. Grandi emozioni, grandi esperienze. Mi sono preparata. E sapete dove stiamo andando? Neanche il tempo di attivare. Levati il disrispetto da dosso, però. Ha ragione, ha detto che ci posso andare con la maglia di unghie. Posso io adesso? Ok. Eccola. Dillo tu dove stiamo andando. Al concerto di Eric Nam. Allora, a venire. Non vorrei dire giusto, che fino a 2 settimane fa non sapevo chi fosse, perché ma più o meno il viso non ce l'avevo presente, le canzoni tipo adesso. Meno di zero. Quindi sarà nel senso un'esperienza. Sì, un'esperienza. E da domani inizia la settimana. Quanto ci teneva di sta cosa? Sì, già l'ho spiegato, perché già ho iniziato. Ah, sì. Sì, già l'ho iniziato da casa, ho spiegato dove andiamo. Poi ho detto, vabbè, aggiornami allora. Ah, tu ti stavi tenendo. Già ho spiegato dove andiamo, cosa dobbiamo fare. Ah sì, già hai detto. Sì. Quindi è out in the world. No, perché poi questo esce, non è esce il 13 quando noi stiamo per aria, capito? In tutti i sensi. Cioè, è uscito fuori dalla mia bocca, però è ancora dentro questa macchinetta. Quindi in questo video si sa. Beh, una certa, andiamo a Vegas. Questi ci fanno girare, però almeno città che non abbiamo mai visto. Quello sì. Cioè, saresti sempre voluto andare a Las Vegas. Che ridi? Cioè, sì, prima o poi, cioè, nella dici, vita. Ok, esatto. Non è la mia quello destinazione, che ho detto io, è quello. Ho però detto, è una di quelle città che dici, ok, una volta nella vita ci devo andare, non mi aspettavo di andarci adesso. Però, nel senso, siamo lì. Ho sempre gli esami dopo, che bello. Ah, è vero. Oh, ma pure l'altra volta, ti ricordi? Però non hai dovuto fare una cosa mentre stavi lì. Sì, anche, fra l'altro. Che appena eri atterrata, tra sì, l'altro. Sì, sì, però tutta consegnata. Hai preso un bel voto. Ah, oh, io? Beh, allora, che ti frega. Io master ormai. Siamo ferratissime. E quindi niente, in questi giorni poi avremo modo di parlarne. Adesso andiamo a vedere Eric Nam. Eric Nam. Quando Ilaria si toglierà la maglietta per non disrispettare gli artisti. Ma invece penso se invece puntava perché si sentiva a casa. Si ma sentiva... che si sente a casa? Che quello è americano. Lui vive in Corea, ma è americano. Vabbè, voleva un volto amico magari. Non vorrei andare in territori inesplorati. Ah, vuole far vedere le tunghiette. Cioè, io c'ho ancora quello che ho fatto, quindi l'importante è la figura generale. Anche lei l'ha mia fatta ieri. Sta in vacanza. Esatto. Quindi. Ti prego, resisti. Resisti. Lei si è fatta l'unghia, la piosciamo. Andiamo! Allora, diciamo che c'è un pelo di fila, sì, cioè fa di questo, fa di questo. Vedete, locale, l'entrata sta di qua, dall'altra parte. Noi già iniziamo a farci del male con le file, comunque. Sì. No, ma io sono contenta che lì abbiamo un posto assegnato. Vabbè, i posti assegnati sono molto, come si dice, underrated. Sottovalutati? Però è una svolta che loro fanno pure il parterre numerato, sì, con tutte le cose. C'ha però senso, c'ha molto senso. Perché sai cosa? Se arrivi, no,
se tipo non sei davanti, ma no, non c'è il senso, posto non è numerato, è colpa tua, capito? Sì. Quindi io non posso vivere con questa responsabilità. Pure con questa responsabilità. Comunque appena entriamo vediamo la situazione, se staremo... Secondo me sì, per forza. Almeno spero di potermi... No, per forza. Di questo, quindi. E siamo dentro. Tra poco ci sarà il grande Eric. Che ti sei presa? Diet Coke. Dai, neanche abbiamo iniziato. Siamo entrati da 20 minuti, Alessia. Conta della cultura dell'airdrop qua dentro. Ma poi la gente manda. Sì, che ti è arrivata anche una foto di stamattina sto già montando il video. Come vedete sono sulla soletta a casina di Ale. Lei stamattina è andata al lavoro, anche sua madre, quindi mi hanno lasciata qui. E ho detto tanto, insomma, anch'io devo lavorare da remoto. Quindi sto facendo tutte le mie cosine. Sono esattamente le 10:10 e quindi appunto stavo iniziando a montare il video. È una buona oretta e mezza che già sono a buon punto, ecco. E già il video dura 20 minuti. Però sono contenta, almeno vi accontento, visto che mi chiedete sempre di fare video più lunghi. Qui c'è tutta la mia valigia aperta che non sappiamo bene dove mettere. Questa sono io che ancora mi devo lavare la faccia e spazzolare i capelli. Le ciabatte di mango di Alessia. E oggi abbiamo un tempo carino, decente, qui a Glasgow. Quindi adesso, visto che appunto ho quasi finito di lavorare al PC, devo fare insomma le ultime cose, mandare un po' di documenti. Poi appunto mi lavo la faccia, mi faccio la skincare. Questi giorni non faremo grandi cose, anche perché Alessia deve studiare. Poi oggi è il suo compleanno. Infatti ieri a mezzanotte le ho fatto scartare i regali, adesso vi faccio vedere. Quindi stasera andiamo insomma a festeggiare. Vi faccio vedere che cosa le ho regalato. Allora, questo qua è il picket di Jimin. Questo qua di Permission to Dance, che ovviamente le ho regalato perché almeno se lo può portare al concerto. Il mio mi è arrivato mezzo difettato. Infatti volevo vedere se riuscivo a comprarlo lì fuori al merch. Sempre se riusciamo ad andare a trovarlo, a fare la fila e tutto quanto. Poi le ho fatto questa cornice con questa foto che è bellissima, con i nostri bias. In realtà ci sono anche altre stampe dentro, così le può cambiare. Poi qui dentro ci sono un po' di photocard che le ho preso. Queste due spille che sono meravigliose, Jungmin, e il microfonino di Jimin. Questo è lo specchietto di Butter, la cover, questa maglia qui di Pumpkin con la sposa cadavere. Perché dovete sapere che io e Alessia siamo tipo la stessa persona, ci piacciono le stesse cose. Anche lei è super fan di Tim Burton. Quello invece è il mio sacchetto dei regali, che però non mi fa aprire perché ovviamente dice che devo aspettare. In più ci sono dei regali che le ho fatto arrivare a casa, tipo il Funko Pop, questo qua di Suga. E poi appunto vi ho detto che avevo preso questo. Le ho preso questo qui, che è quello di Jimmy. Quindi ora finisco di fare colazione e ci vediamo direttamente stasera con la festa di Ale. Molto saluto de vida. Happy birthday to you. Happy language. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alessia. Happy birthday. Cumpleaños. Feliz. I finally got it. You can do this. Aguri. Aguri. Thank you so much. I know that I'm paparazzi.
Ok, sono nel bagnetto che mi stavo per struccare, quindi please don't mind my face. Il compleanno di Alessia è passato, ma a quanto pare lei festeggia tutta la settimana, quindi sarà una settimana lunga. Ma ce la faremo, dobbiamo farcela. Domani appunto è il nostro ultimo giorno prima di partire. Sto finendo di fare colazione mentre sto montando appunto il video. Domani partiamo. Oggi in realtà ci dobbiamo semplicemente preparare, fare le ultime cose, tampone e poi appunto siamo pronte. Quindi non vi riprenderò nulla perché non avrebbe senso, volevo solo salutarvi prima di arrivare appunto a Las Vegas, baby. Quindi prossima volta ci vedremo direttamente lì. Spero mi seguirete, spero appunto questa cosa vi faccia piacere. Vi ripeto, seguitemi soprattutto su Instagram e TikTok, perché lì vi metterò molte più cose. Per quanto riguarda YouTube non so ancora come mi organizzerò, dipenderà tutto da cosa riesco a fare, quando riesco a montare video eccetera eccetera eccetera. Ma vi posso assicurare che stavolta riprendo ogni minima cosa. Se la vedrete prima o dopo, insomma, state sicuri che la vedrete. Quindi vi mando ancora un bacio grande, ci vediamo presto in America. Ciao!